Sono centinaia i prof costretti a trasferirsi al nord. Il nuovo sistema delle graduatorie e il metodo di selezione affidato ai presidi non piace ai docenti campani, che parlano di grossolani errori da parte del MIUR. Nessun disguido, ha chiarito il ministro. Oggi a Napoli la Giannini è arrivata per il progetto Scuole al Centro. Non ci sono stati disguidi, è un processo molto complesso, perché vi ricordo che quest'anno, sulla base della legge, per come è uscita dal Parlamento, c'è un piano di mobilità straordinaria. Significa che tutti coloro che volevano entrare o rientrare in mobilità potevano farlo quest'anno, per poi bloccare, lo ricordo, per 3 anni stabilmente, e di lì in poi triennio per triennio, e dare con il mondo della scuola e dare così continuità didattica. Quindi è chiaro che, come tutti i processi complessi che mettono in moto migliaia, decine di migliaia di persone, possono esserci anche casi personali in cui l'aspirazione non si combina esattamente nei tempi e nei luoghi con quello che era il desiderio di fondo. A noi interessa, è il nostro dovere, il mio in particolare, che tutto questo mondo complesso vada a regime entro l'inizio dell'anno scolastico, come peraltro è avvenuto, lo ricordo, l'anno scorso con il grande piano assunzionale. Quest'anno concluderemo gradualmente il concorso che metterà in cattedra 63.700 nuovi insegnanti, e quindi è un investimento gigantesco fatto per il mondo della scuola, che dà finalmente soluzioni definitive a problemi che si trascinavano da decenni.